Comic Betty, missione subacquea. No, gli anelli di Vesuvia 12 non sono ancora pronti del tutto. Tutti i partecipanti alla gara di scienze si preparino, il concorso sta per cominciare. Allora, mi spieghi il tuo progetto di scienze? È una sezione trasversale di Vesuvia 12. Penso di avere ottime probabilità di vincere. Devo solo caricare il vulcano con pochissimo elio e aumentare la pressione. No, sì? Potresti chiudere la valvola dell'elio tra 5 minuti? Certo, lo farò, contaci. Atomic Betty a rapporto, signore. Questa volta ci troviamo ad affrontare un problema di proporzioni oceaniche. Questo è il pianeta Acus, e questi sono gli Aquians, una civiltà acquatica altamente specializzata, conosciuta per il suo stile di vita non violento. Recentemente hanno ricevuto l'attenzione di Maximus. Peccato che il suo vero e unico scopo sia usarli come ingredienti di cibo in scatola. La sua linea di cibo per animali. Maximus li pesca perché ha scoperto che gli Xanthian Civret non riescono a resistere al gusto delicato degli Aquians. La tua missione è fermarlo prima che tutti gli Aquians siano estinti. Non vedo l'ora di cancellare quel ghigno dal faccione di Maximus. Avrai la tua occasione tra 8,37 secondi. Quella è Acus. Disponi l'assetto sottomarino. Questo posto è incredibile! Però nessuna traccia di Maximus. Stando ai dati del sonar, la sua traccia sta per apparire dietro l'angolo. Penso di sapere dov'è la flotta di Maximus. Riemergiamo, specchi! Tenetevi forte! Maxi, cibo per animali non è allungato con acqua, perché Maximus detesta l'acqua. I vostri Xanthian Civret adoreranno Maxi, cibo per animali. È un alimento da re. Che il vostro regno sia il cestino dei rifiuti o l'universo. Stop! Eccellente! L'opera di un genio! Che sarei io, Antoine Lucci. Anche tu te la sei cavata, ho riso, ho pianto! Senta, capo, forse l'atteggiamento da re dell'universo non va. Tanto che credete nessuno comprerà mai niente da voi. Oh, tranne me, io ne prendo due lattine. Invece lo compreranno, non hanno possibilità di scelta. I test sui consumatori mostrano che gli Xanthian Civret preferiscono il gusto degli Aquians a tutto il resto. Test sui consumatori? Ci sono altre domande? Atomic Betty, beh, dal momento che è venuta fin qua, sarebbe scortese non riservarle un caloroso benvenuto. Sparky, immobilizza con i laser quei bracci meccanici. Dobbiamo impedirgli di pescare altri Aquians. Avvitati, Sparky! Dobbiamo sospendere l'attacco entro 6,8 secondi o verremo inceneriti. Torniamo sott'acqua, là di certo non ci seguiranno. Aiuto! Non hai sentito nulla? Io detesto l'acqua e detesto ogni cosa vi nuoti dentro. Portatemi altri Aquians. Portatemi Betty. Wow, avete visto la sua faccia? Dovrei usarlo per il mio prossimo progetto di scienze. Spruzzargli addosso dell'acqua e vedere cosa fa. Ora che ci penso, spero che Noah controlli il mio progetto. E così, secondo la teoria del caos, un piccolo evento può influenzare l'esito di un evento molto più grande. Una persona può modificare il corso della storia. Fine. Bravo, Noah, ma... dov'è la passione, il fuoco? La scienza deve essere sorprendente!
Non abbiamo abbastanza potenza per poter fermare la flotta di Maximus. Potremmo chiedere agli Aquians di aiutarci. Ma gli Aquians sono famosi per la loro non violenza. Forse riesco a convincerli. Senti, puoi farmi da interprete? Devo prima analizzare la tradizionale lingua Aquian per potergli parlare. Ci vorrà un po' di tempo. Sono pronto. Di loro che sono in pericolo, ma che noi li aiuteremo. Non ho la minima idea di cosa stia dicendo. Credo di capire che vuole conservare del formaggio nei nostri calzini, forse. Voi parlate la nostra lingua. Noi comprendiamo te. E quel robot con la bocca piena di bolle che non siamo in grado di capire. Sta parlando in Aquus antico. Ora parliamo come te. Un malvivente vuole ridurvi in cibo per animali. Dobbiamo allearci se vogliamo fermarlo. Forse stai esagerando. È vero, qualcuno di noi è scomparso, ma ce ne stiamo occupando. Certo, possono capitare casi isolati, ma noi ci difendiamo attraverso la meditazione. Se c'è qualcuno tra voi che non pensa che stia esagerando, alzi la pinna e faccia un passo avanti. Non spingete, ci sono anch'io. Fatemi passare, fatemi passare. Che abbia inizio il dialogo A. Addestramento. Ti sei accorto che non hanno i piedi? Come faranno a marciare senza piedi? È esattamente a questo che serve l'addestramento. Adatti! Ecco le nostre truppe, capo! Pronte a sconfiggere Maximus definitivamente! Ma così non vale, scusa! Ok, passiamo al piano B. Dobbiamo tendere una trappola a Maximus e naturalmente arruolare nuove truppe. Maximus dovrà credere che siamo il più grande Aquian del mare. Sebbene tecnicamente siamo 26,2 volte più grandi di qualunque Aquian. Grazie dell'informazione, scatola di sardine. Ora entra nel pesce. Risali, Sparky, e resta sotto la superficie. Se conosco Maximus, ci verrà dietro. Guarda, è la mamma di tutti gli Aquians. Pescatela! Farò una fortuna con quell'esemplare, deve essere mia! Ha boccato! Su, presto! X5, manda il segnale agli Aquians! Sì, capitano! Qualcuno ha addestrato quei pesci! È stata Betty! Dove sono i miei soldati? Non ce ne sono più di soldati, capo. Solo i sistemi di controllo dell'autopilota delle chiatte sono operativi. Non riesco a immaginare come potrebbe andare peggio di così. Ah no! Permettimi di darti qualche suggerimento! Presto! X5, disattiva il programma per la cattura degli Aquians sul computer! Lo useremo per acciuffare il più grande furfante dell'universo. Muoviamoci, andiamo via da qui. Ancora 1,7 secondi. Ora possiamo andare. Ho un'altra sorpresa per Maximus. I comandi sono bloccati. Ho paura che le nostre chiatte stiano per spararci addosso. Adesso ho un'altra missione da compiere. Rotta per la Terra. Bene, e qui che cosa abbiamo? Questo è il progetto di Betty. Si è assentata soltanto per un momento, ma tra poco sarà di ritorno. Sto arrivando! Ecco la sezione trasversale dei misteri di Vesuvia 12. Ecco, è proprio questo il punto. La scienza a volte è rischiosa, ma è emozionante. E concorderete che il progetto di Betty era eccitante e appiccicaticcio. Scusami tanto, ho scordato di chiudere il gas. Non importa.
Non ci sono stati molti danni. Per questo il primo premio va a Betty, per la sezione di Vesuvia 12. Ovunque si trovi. È dalle parti della nebulosa Lobster. Ragazzi, quanta immaginazione! Ah, ce l'abbiamo fatta. Non riusciranno più a colpirci quassù. Vorrei solo sapere che cosa ha fatto X5 ai nostri computer. Se non ho sentito male, parlava anche di una sorpresa. Non mi interessa. Almeno non sono bagnato.